sono registrati casi di tubercolosi tra le forze armate impegnate nell'operazione Mare Nostrum? No, non ci sono stati casi di tubercolosi, ci sono stati militari che sono risultati al test intradermo alla tubercolina e sono tutti torace negativo, quindi non sono casi di tubercolosi, sono positivi al test tubercolinico e non è possibile sapere quando siano stati esposti all'infezione. Quindi non c'è nessun, non c'è nessun allarme. Quali sono le principali malattie infettive che si registrano tra gli immigrati sbarcati? Prima di tutto le malattie cutanee, le infezioni cutanee e le infezioni respiratorie. Oggi la Marina Militare ha fatto vedere che le affezioni respiratorie e le affezioni cutanee sono sicuramente il primo problema che hanno. Sono numeri importanti. Sono numeri limitati, fortunatamente. Le persone che arrivano sono persone normalmente in buona salute. La situazione della tubercolosi in Italia è al di sotto di quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce una bassa incidenza. Assistiamo negli ultimi anni all'interessamento di fasce di popolazione cosiddette più vulnerabili, innanzitutto appunto la popolazione immigrata, ma anche soggetti anziani che rappresentano le fasce di nuova povertà, perché la malattia tubercolare è una malattia sociale che risente appunto delle condizioni socio-economiche. La caratteristica della tubercolosi però nei soggetti immigrati è tale per cui questi soggetti, abbiamo osservato, si ammalano di tubercolosi circa tra i 2 e i 5 anni dal loro arrivo in Italia, quindi non vengono con la tubercolosi ma la contraggono qui, probabilmente per condizioni lavorative, abitative. Negli ultimi documenti del Ministero della Salute proprio per la lotta alla tubercolosi si sottolinea il lavoro che tutte le regioni dovrebbero fare per facilitare l'accesso anche attraverso mediatori culturali degli immigrati ai servizi sanitari e quindi alla diagnosi e alla terapia. La tubercolosi è un'emergenza di sanità pubblica per tutti noi perché va tenuta sotto controllo, ma non è l'arrivo degli immigrati che rappresenta l'emergenza tubercolosi nel nostro paese. I rischi sono quelli di tutte quelle malattie endemiche nei paesi di provenienza dei migranti che potrebbero pervenire sulle nostre coste. Per quanto invece riguarda il pericolo che i nostri militari possano ammalarsi di queste malattie, io le posso assicurare che con le contromisure che sono state messe in atto, che vanno sia per la fase vaccinale, sia per quanto riguarda la fase di protezione, dei dispositivi di protezione individuale, sono più che sufficienti per evitare qualunque tipo di pericolo. Si cerca di scremare i possibili rischi, i possibili soggetti a rischio direttamente sulle navi in modo tale che i sospetti possano essere isolati e naturalmente portati appena a terra nei luoghi di cura del Servizio Sanitario Nazionale, deputati poi ad arrivare a una eventuale diagnosi e poi alle terapie. Come vedete dai rossi la matrice decisionale punta decisamente per la varicella. Se avessimo avuto disponibili in tempo queste immagini, che sono le immagini dei piedi e delle mani, sarebbe stato assai evidente che non era un monkeypox. Di fronte a un evento di questo genere c'è veramente bisogno di innescare tutto un sistema così complesso, oppure si poteva risolvere in una maniera più semplice mandando o facendo arrivare un banale campione di sangue a una struttura laboratoristica per fare la diagnosi? Si è parlato sui giornali anche di Ebola. Le persone che eventualmente potrebbero essere state a contatto con pazienti malati, quindi soggetti malati di ad esempio malattie emorragiche, il periodo di incubazione non è molto lungo e manifestano una sintomatologia grave, diciamo, dopo il periodo di incubazione. Noi sappiamo che questi viaggi richiedono anche diverse settimane o mesi per essere conclusi da parte di questi immigrati irregolari che fanno questi viaggi della speranza verso il nostro paese, non arriverebbero per le condizioni in cui la malattia si manifesta. In base alle caratteristiche dei flussi migratori e alle evidenze scientifiche,
c'è una probabilità bassissima che possa arrivare questo tipo di patologia? Assolutamente sì, consideri inoltre che l'operazione Mare Nostrum ha aggiunto un altro valore al tipo di sorveglianza e di controllo. Quello che è stato detto è che gli immigrati, dove vengono raccolti, vengono presi in imbarcazioni che rappresentano un primo momento di analisi del rischio e analisi delle condizioni dei soggetti prima ancora dello sbarco nei porti.